ci credo, ragazzi, è lì nel prato che dorme. Porca miseria. Bella raga, oggi siamo affaticati in primo luogo in Piemonte, tendenzialmente cerchiamo di dedicarci ai cervi. Allora, si sta alzando il vento, dietro non abbiamo potuto portare tutto, stava piovendo prima improvvisamente, grazie a Dio ha smesso, non abbiamo le mantelle. Siamo partiti sì, mezz'ora fa, mancherà ancora una mezz'ora a piedi, poi cominciamo a salire. Due vetture di temporaria nella pozzanghera. Non c'è acqua allora sta buona. Anche se il tempo non prometteva niente di buono, abbiamo deciso di salire lo stesso. Però una volta arrivati in postazione ha cominciato a piovere e abbiamo dovuto abbandonare poco dopo. Se usciamo da qua, se torniamo giù, torniamo a casa e proviamo l'alba di domani. Dato che siamo andati via, il momento più bello della giornata. Alveggiando, siamo anche abbastanza in ritardo, ci aspetta ancora un bel pezzo di camminata prima di salire su. Mi mollano più i cani, non mi mollano più i cani. È stata una mattinata abbastanza inutile. Abbiamo beccato, abbiamo visto qualcosa da lontano, abbiamo visto anche una bella scena con un gruppo di cinghiali che andava via verso 2000 metri di sotto, perché abbiamo visto che la roba si sta muovendo più in basso rispetto a quanto pensavamo. Piccolo cambio di programma, stavamo per andare a fare l'ennesimo tramonto, ma su un torrente qua in città abbiamo visto una coppia di merle acquaioli, abbastanza confidente, forse riusciamo anche a rubare due scatti. Adesso ci mettiamo all'autostrada verso il torrente con una rete per cercare di fare due foto. Una posta vicino ai bidoni della pattumiera, la cosa più bella. C'è una roccia dove va sempre e lo stiamo aspettando qua. Una postazione in mezzo alla strada praticamente. Adesso arriva, lo fa un altro. Ah, che è sotto. Adesso risale. Sull'altra. Sta cacciando, raga. A sinistra. Abbiamo fatto, abbiamo fotografato il merlo acquaiolo. Fianco alla pattumiera, merlo acquaiolo. Allora, abbiamo cambiato destinazione, siamo venuti in un altro posto. Abbiamo già rocchiato cervi, adesso stiamo scattando caprioli. Abbiamo appena fotografato tre caprioli, un bel maschio e due femmine, e non so cosa sta succedendo, ma oggi è la festa dell'ungulato. Siamo arrivati adesso sul posto, siamo nella valle di sotto e proviamo ad andare dove ieri sera abbiamo visto branchi di cervi. Thank you.
Allora, è stata un'alba abbastanza fallimentare. Cervi in realtà si sono avvicinati, ma non quanto volevamo. Non erano attivamente. Abbiamo visto un sacco di roba, abbiamo fatto qualche bella fotografia, ma non siamo abbastanza soddisfatti, quindi torneremo a fare una capatina ad agosto. Bella raga. Bella ragazzi. Ciao. Alla prossima sferpaglia, dove buttare al cinema. 80 ore di posti. Su posti. E se ne vanno loro, ma io rimango qua ancora un altro giorno. Voglio riprovarci. Stavo andando via in macchina quando ho visto giù dal vallone qualcosa che si muoveva. Era la coda di una volpe che stava riposando. Non ci credo, ragazzi, è lì nel prato che dorme. Porca miseria. Sono riuscito a rubare due scatti. Poi è arrivata una macchina che me l'ha spaventata e me l'ha fatta scappare. Allora ho lasciato giù la macchina anch'io. Sono sceso giù dal vallone. Ho seguito per un po', cercando di capire dove fosse. Alla fine l'ho trovata in un prato che stava cacciando. Anche lì sono riuscito a rubare due scatti prima di vederla scappare. Ok, credo che sia ufficialmente finita anche per me. Sono stati 2 giorni e mezzo abbastanza complicati, però abbiamo ottenuto qualche risultato. All'ultimo sono anche riuscito ad avvicinare la volpe, prima mentre dormiva e dopo anche nel bosco. È stato un momento magico, è stata una roba bellissima. Magari la prossima volta ci andrà meglio con i cervi, purtroppo queste cose non le puoi calcolare più di tanto. Sicuramente ci torneremo, più carichi che mai, più stanchi che mai. Bella raga, alla prossima!